Buongiorno a tutti, benvenuti a CMS a Ginevra. Siamo qui nella sala di controllo dell'esperimento CMS dell'LHC e oggi faremo la virtual visit dell'esperimento. Io sono Francesca Cavallari, sono ricercatore di NFN di Roma. Qui c'è la mia collega Sonia Natale. Qualche Anche lei. parola su di me. Sì. Allora, sempre da Roma, siamo in effetti compagne quasi di corsa, Corso. esatto, abbiamo poi seguito due carriere diverse, nel senso che poi io da fisica delle particelle sono passata a fisica delle astroparticelle, lavorando nelle astroparticelle appunto, che non è astrofisica, poi vedremo. E comunque, niente, mi diletto di questo, diciamo, di questi appuntamenti di comunicazione, perché ritengo che siano estremamente importanti per il pubblico e cercherò veramente di fare in modo che i miei occhi e le mie mani, visto che sarò quella che scenderà in caverna, siano i vostri occhi e le vostre mani. Quindi adesso io resterò qui nella sala di controllo e vi spiegherò un po' che cos'è l'acceleratore, che cosa stiamo andando a vedere. E Sonia scenderà con la telecamera e tutta l'attrezzatura e vi farà vedere con i suoi occhi e con la telecamera un po' com'è la visita nella caverna di CMS. Quindi, andando in posti sia dove si va normalmente con le visite, Esatto. quando si può scendere, sia in altri posti speciali Nascosti. in cui normalmente le visite non possono andare. Ecco, quindi diciamo così, il senso, se ci fosse mai un senso di delusione, non posso essere lì di persona, allora chiaramente nulla può competere con il fatto di vedere di persona questi esperimenti, perché sono veramente un'esperienza da provare. Noi vi invitiamo qui appena si potrà. Ma effettivamente, come diceva Francesca, la visita virtuale ci permette di accedere dei punti del rivelatore che normalmente non sono permessi al pubblico e quindi in qualche maniera, come dire, c'è un piccolo guadagno C'è un da piccolo questo guadagno. appuntamento virtuale. Bene, allora se adesso Io tolta comincio dalla regia ci può mettere un attimo. A prepararmi, Sì. allora vedrete una specie di vestizione, perché non si scende giù, diciamo così, casualmente, ci sono delle regole di sicurezza da rispettare, delle protezioni, e pian pianino poi vi mostrerò tutti i passi per accedere fino alla caverna. Vi saluto e ci vediamo dopo. Bene. Ok. So we can move to the slide. Okay. Spero che vediate la mia presentazione. Quindi oggi andiamo a esplorare una delle caverne dell'LHC al CERN, che è il laboratorio di fisica delle particelle più grande del mondo. L'LHC è il Large Hadron Collider, è un anello di 27 km di circonferenza che si trova sul confine tra la Svizzera e la Francia nella regione di Ginevra. Qui vedete una foto aerea dell'LHC e potete vedere da una parte la pista dell'aeroporto, quindi questo vi dà un po' la dimensione dell'acceleratore. Nell'acceleratore ci sono l'acceleratore si trova a 100 metri di profondità e ci sono quattro pozzi che permettono di accedere delle caverne sotterranee dove avvengono gli scontri fra le particelle e noi ci troviamo proprio a CMS che vedete in cima in questa foto. Il CERN è un grande laboratorio europeo che è stato istituito nel 1954 da 12 paesi europei, fra cui l'Italia. Oggi ci sono 23 stati membri. Ogni paese, quindi anche l'Italia, contribuisce in base al proprio prodotto interno lordo. Quindi l'Italia contribuisce per circa il 12% al budget del laboratorio. L'Italia ha dato un grandissimo contributo al CERN, siamo fortissimi in questo campo della ricerca e abbiamo avuto quattro presidenti, quattro direttori generali del CERN, Edoardo Amaldi, Carlo Rubbia,
Luciano Maiani e Fabiola Gianotti, che sta adesso facendo il suo secondo mandato. Ok, qui vedete una vista aerea dell'LHC, quindi noi ci troviamo dove c'è scritto CMS, in giallo vedete indicato il confine tra la Francia e la Svizzera. Quello che vedete in alto a destra nella foto è appunto il lago di Ginevra e qui di fianco vedete la pista dell'aeroporto. Ci sono nell'LHC due esperimenti generali che sono CMS e ATLAS e altri due esperimenti più specifici che studiano particelle e fenomeni più particolari che sono LHCb e ALICE. Francesca, sono pronta quando vuoi, se vuoi la Sì. descrizione. Ok, qui c'è una foto del tunnel dell'LHC, e il tunnel appunto è di 27 km e si susseguono dentro al tunnel 1232 magneti superconduttori tenuti a una temperatura di meno 270 gradi e questi servono per mantenere i protoni a circolare sull'orbita dell'acceleratore. Anche qui c'è stato un forte contributo italiano perché un terzo dei magneti sono stati prodotti da una ditta italiana. Ok, qui vediamo adesso. Ok, nelle quattro caverne dove ci sono le zone sperimentali, le particelle si scontrano e negli scontri producono altre particelle che noi vogliamo studiare. Quindi intorno al punto dove si scontrano le particelle ci sono delle zone equipaggiate con della strumentazione che noi chiamiamo rivelatori, che servono appunto per vedere e identificare le varie particelle. Una di queste è appunto CMS, che è costruito quindi da vari strati. Strati più interni servono per misurare le tracce delle particelle che si producono e gli strati più esterni servono per capire che tipo di particelle si sono prodotte. E quindi costituiscono un po' come una macchina fotografica gigantesca che viene a fare le foto agli scontri delle particelle. Sono esperimenti giganti, per esempio CMS pesa 14.000 tonnellate, è alto 15 metri ed è lungo 28 metri e mezzo, quindi è questo che andremo a vedere adesso. L'Italia anche qui ha dato un grande contributo nella costruzione dell'esperimento. E adesso ci collegheremo con le varie sezioni che hanno costruito i vari pezzi dell'esperimento. Quindi io, incominciando dalla parte più interna, mi collegherei con Pisa, Franco Ligabue. Franco, ci senti? Sì, voi mi sentite, mi vedete? Sì, ciao. Ciao. Allora, saluto tutti. Allora, in particolare, mi sono permesso di invitare a una scuola di Mantova, che è la mia città natale, e Ciao. ho visto almeno una delle tre classi che mi hanno detto che sarebbero collegate e che si sono collegate. Allora, ricordo, sono classi quinte di un liceo di scienze applicate, liceo Fermi. E li saluto e quindi ricordo loro che se vogliono fare domande sono benvenuti, anzi sono incoraggiati a fare domande e lo possono fare usando il tasto Q e A, questions and answers, che trovate in basso, credo, adesso da qualche parte. E noi risponderemo, diciamo, se appena possibile. Allora, io sono Franco Ligabue, sono a Pisa, all'INFN di Pisa, in realtà sono alla scuola normale, ricercatore, e sono nell'esperimento CMS. Prima era un esperimento dell'ERT, che era la macchina precedente a, che era insomma l'acceleratore precedente nello stesso tunnel. E diciamo, vabbè, il contributo di Pisa principale è stato, dal punto di vista della costruzione del test di questi rivelatori, è stato sul cosiddetto tracciatore, che è la parte interna, la parte più interna, più vicina a dove avviene lo scontro tra i protoni, e ha lo scopo, come diceva prima, come è stato detto prima, di misurare, tracciare, si chiama tracciatore, le particelle cariche che escono dal scontro dei protoni dell'LHC. Queste particelle cariche nel campo magnetico
che è presente nel rivelatore CMS vengono curvate dal campo magnetico e quindi lasciano una traccia in questo rivelatore, praticamente dei puntini. Ogni volta che attraversano uno strato di questa specie di cipolla o di porro a strati concentrici, lasciano un puntino per ogni strato, e questi puntini alla fine vengono uniti per costruire le curve, che misurando la curvatura si può misurare la quantità di moto, cioè l'energia di queste particelle, d'accordo? E quindi l'importante di questo rivelatore centrale, che è fatto di strati di silicio, è misurare queste particelle con grande precisione, i punti dove passano, però disturbandole il meno possibile. Quindi deve essere un oggetto che non ferma le particelle, le registra solo mentre passano, possibilmente non misurando, disturbandole il meno possibile, quindi deve essere più leggera possibile, e poi deve avere altre caratteristiche come la velocità di risposta, perché deve fare, prima si parlava di macchina fotografica, è come se fosse una macchina fotografica digitale, ha un numero enorme dell'ordine del centinaio di megapixel, che però deve anche fare 40 milioni di foto al secondo, d'accordo? Quindi deve essere a livelli di tecnologia molto avanzata. Siccome avevo un minuto a disposizione, credo di averne usati molti di più, smetto a questo punto. Grazie Franco, grazie, hai fatto bene a ricordare. Se avete domande potete usare il bottone QA, io avevo dimenticato di dirlo, in qualunque momento. Ok, adesso ci colleghiamo con Roma, che ci parlerà del secondo rivelatore, partendo dal centro verso fuori, che è il calorimetro elettromagnetico, che è in verde in questa foto. A Roma abbiamo Francesco Sant'Anastasio, ciao. Allora, salve a tutti, chi è collegato. Io sto qui in stanza insieme a una decina di studenti della Sapienza, che non vedete, però vi assicuro che ci sono, stanno dietro la telecamera, e io sto qua giù. Allora vi dico proprio in due parole che cosa facciamo qui a Roma. Quindi il gruppo di Roma, l'esperimento CMS della sezione INFN di Roma, si è occupata principalmente in maniera cruciale della costruzione del calorimetro elettromagnetico. Il calorimetro elettromagnetico è quello che vedete in questa slide che viene proiettata in verde, ok? È questo settore qui. Chiaramente è un cilindro, voi vedete solamente una porzione, una sezione trasversale. Questo rivelatore, è costituito da cristalli scintillanti, quindi è un materiale che praticamente è un cristallo, quindi è un oggetto trasparente, che però ha la densità fondamentalmente superiore a quella dell'acciaio, ok? Quindi inferiore a quella del piombo e superiore a quella dell'acciaio. È un oggetto quindi molto denso, che però è anche trasparente, ha una proprietà che è quella di scintillare, cioè quando viene attraversata una particella carica emette luce, e questa luce può essere rivelata, quindi in questo modo indirettamente si misura le caratteristiche delle particelle che hanno interagito. In particolare, calorimetro elettromagnetico, come dice la parola, serve a misurare le particelle elettromagnetiche, quindi elettroni e fotoni, l'energia di queste particelle. Grazie Francesco, okay. Grazie, ciao. Ciao agli studenti di Roma. Passiamo a Bari, dove abbiamo Adriano Di Florio, che ci parla invece della rivelazione dei muoni. Non ti sentiamo Adriano, devi togliere... Scusate. Ok. Mi sentite? Perfetto. Ciao. Ciao, io sono Adriano, sono ricercatore al Politecnico di Bari e con l'INFN nella sezione di Bari. Sì, l'impegno maggiore di Bari negli ultimi anni è stato riguardante le camere a muoni, che sono questi ultimi blocchi rossi e gialli, che vedete nell'immagine. E come dice il nome stesso di CMS, Compact Muon Solenoid, sono particolarmente importanti al fine della ricerca, perché molti decadimenti che ci interessano, molte particelle che vogliamo rivelare, producono degli stati finali con dei muoni. Perché posizioniamo questi rivelatori, più nel lato più esterno? Perché comunque
I muoni sono tra le particelle che interagiscono di meno, almeno di quelle che abbiamo visto finora, con il rivelatore, e quindi questi strati che rivelano il loro passaggio sono posti nel punto più esterno di CMS. All'interno di questo blocco si alternano camere di tipo diverso, tutte comunque basate su rivelatori di tipo a gas, cioè in cui la particella passa, carica e rilascia delle cariche che poi vengono raccolte per registrare il passaggio, che ci permettono di avere un'ottima risoluzione sia dal punto di vista temporale, sia dal punto di vista spaziale. Bari nello specifico si è interessata della costruzione e dell'installazione di queste camere e si interesserà anche per gli anni futuri del rinnovamento e dell'upgrade di questi rivelatori. Grazie Adriano, avete lì tanti studenti collegati da Bari? Sì, diciamo anche dalla provincia ci sono un paio di classi collegate. Bene, allora salutiamo tutti i nostri amici da Bari e passiamo a Cagliari, dove c'è Pierluigi Bortignon. Sì, ciao parlerà Francesca. Dell'elettronica che serve per far funzionare questa meravigliosa macchina fotografica che è CMS. Sì, qui nel disegno non si vede, però appunto c'è un grande apparato elettronico che è necessario per far funzionare questo rivelatore. Ma intanto fammi salutare le varie classi che si sono collegate da varie parti della Sardegna, non solo da Cagliari, ma anche dal nord, da Arzachena e Gerzo. E chiaramente il gruppo di Cagliari è molto giovane, infatti sono un ricercatore da qui da un paio d'anni e diciamo collaboro molto con il gruppo di Padova per lo sviluppo del rivelatore della prossima generazione. Quindi io vi posso parlare della mia esperienza passata come gestore del trigger. Questo sistema di elettronica che in pochissimo tempo deve decidere se un evento che è stato prodotto dalle particelle, dalla collisione delle particelle, verrà effettivamente salvato nel disco o verrà invece cancellato, perché la potenza di calcolo che abbiamo non è sufficiente per riuscire a registrare tutte le 40 milioni di collisioni che abbiamo, e soprattutto la maggior parte di queste non avrebbe senso registrarle perché non hanno delle informazioni interessanti. Quindi nell'elettronica custom made, cioè disegnata appositamente per fare questo tipo di studi, si ricrea e si ricostruisce l'evento in modo grossolano e in meno di 4 microsecondi si decide se mandare questo evento al centro di calcolo, dove viene ricostruito meglio in qualche centinaia di millisecondi viene deciso effettivamente se essere registrato nel disco per un'analisi futura o no. Quindi molto importante la prima selezione degli eventi. Grazie, grazie per Luigi. Salutiamo quindi tutti gli studenti e ragazzi collegati dalla Sardegna. Passiamo adesso a Padova, dove abbiamo Alberto Bragagnolo. Buongiorno a tutti, io sono Alberto. Buongiorno. Sono ricercatore dell'Università di Padova e collaboro anche con l'INFN di Padova. E il detector che hanno descritto i miei colleghi è stato principalmente progettato per le collisioni odierne, dove ogni volta che i fasci si incrociano vengono prodotti circa 50 interazioni. Però quando l'acceleratore LHC verrà aggiornato alla cosiddetta configurazione ad alta luminosità, ad ogni incrocio dei fasci verranno generate circa 200 collisioni, che rende appunto più difficile assegnare ognuna delle particelle che poi vengono ricostruite, tutti i sistemi che hanno descritto, ad ogni interazione. Quindi CMS sta progettando un altro rivelatore che non è raffigurato nelle varie figure che avete visto, che si chiama
timing detector, quindi un rivelatore per il tempo che verrà posizionato tra il tracciatore a silicio e il calorimetro elettromagnetico, che appunto aggiungerà un'altra dimensione alle informazioni per aiutare a distinguere queste 200 collisioni. Perché come facciamo? Beh, queste 200 collisioni non avvengono tutte contemporaneamente, ma quando i fasci si incrociano, questo impiega circa un nanosecondo, e quindi se noi riusciamo ad avere una risoluzione temporale sufficientemente precisa, e in particolare il detector che stiamo progettando avrà una risoluzione temporale di 35 picosecondi, che vuol dire un millesimo di miliardesimo di secondo, quindi provate a immaginare quanti zeri vengono posizionati. Utilizzando questa informazione possiamo quindi, in congiunzione con le informazioni del tracciatore, riuscire ad avere una risoluzione su tutte queste interazioni, che servirà appunto per effettuare tutte le analisi di fisica. Inoltre, questo rivelatore può essere anche utilizzando, sfruttando le leggi della relatività ristretta, per identificare determinati tipi di particelle molto importanti per tutta una serie di analisi. In particolare, il gruppo di Padova è coinvolta nel supporto meccanico di questo rivelatore e del sistema di raffreddamento, in quanto è tutto un sistema che deve lavorare a meno 45 gradi sotto lo zero. Grazie Alberto, salutiamo anche Mia Tosi. Ciao Mia, da Padova, avete molti studenti collegati. Salutiamo velocemente a tutto il Veneto, quindi grazie per esservi collegati. Grazie, salutiamo gli studenti collegati dal Veneto. Allora passiamo a Perugia, dove c'è Valentina Mariani e Matteo Presillo. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, noi vi parliamo di quello che avviene, diciamo, dopo che le particelle hanno attraversato tutti i vari rivelatori di cui i colleghi hanno parlato finora. Quindi è una sorta di gioco ad indovina chi. Cercate di capire che tipo di particella ha effettivamente attraversato il nostro detector, basandosi sulle informazioni che vengono dai singoli rivelatori di cui appunto vi abbiamo parlato fino adesso. Quindi cercare di mettere insieme, ad esempio, le informazioni che ci vengono dal tracciatore. Se una particella ha rilasciato un segnale nel tracciatore, sappiamo che è carica. Se quella stessa particella ha lasciato un accumulo di energia in un calorimetro elettromagnetico, sappiamo, possiamo allora ipotizzare che fossero elettroni. Se ha rilasciato un accumulo di energia nel calorimetro adronico, allora diremo ok, è un adrone carico. E se è arrivata fino alla fine del nostro esperimento, allora diciamo ok, quello è stato un muone. Se invece non abbiamo inizialmente un segnale nel tracciatore, allora sappiamo che quella particella è neutra e faremo trarremo delle conclusioni differenti. Quindi ecco, questo è tutto un lavoro di mettere insieme informazioni dai singoli rivelatori e cercare poi di identificare veramente le particelle che vengono generate dallo scontro protone-protone. Detta così è semplice, ovviamente immaginate il grado di complessità nel momento in cui, come vi diceva ad esempio anche Alberto prima, abbiamo un ordine di 30-40 collisioni per ogni scontro protone-protone, quindi ogni 25 nanosecondi. Adesso ce ne saranno 200 tra pochi anni, quindi insomma andremo a rendere il gioco molto più complesso di quanto non lo sia già. Grazie, grazie Valentino. Bene, adesso possiamo passare alla visita. Allora, vedo che Sonia si è preparata. Sì, non posso attivare il microfono direttamente. Comunque, mi muovo, comincio? Sì, sì. Va bene, allora io vi saluto. Venite con me. Facci vedere come sei vestita per andare giù. Cosa allora, dunque, metterti. Come sono vestita? Va bene, un paio di pantaloni, questi sono normali. Abbiamo, mostro anche il senso dell'equilibrio, un paio di scarpe, sono scarpe particolari perché sono scarpe appunto di protezione, poi va bene un gilet per farmi riconoscere, ma soprattutto poi ho un elmetto di protezione perché nonostante non dovrebbe cadere nulla, è bene proteggersi. Ho poi altre cose, tipo la carta di riconoscimento che non userò per entrare nella zona sperimentale, mentre userò un dosimetro. Questo è il mio dosimetro personale e so che ci sono molti studenti, ma probabilmente non hanno fatto ancora gli integrali, quindi non posso spiegarla così. Allora, diciamo che questo oggetto viene controllato una volta al mese al minimo e di fatto somma tutta la radiazione che io incontro perché lo porto con me.
Io vi farò vedere, lo controllo all'inizio prima di entrare e lo controllerò anche dopo per mostrarvi che effettivamente, spero, non ci siano cambiamenti. I dati verranno poi inviati al servizio medico del SERN. E ultima cosa, ho in effetti un proximetro che adesso è nascosto qui, che abbiamo aggiunto ultimamente, forse lo può far vedere Francesca, e che serve, mi allontano, serve per mantenere le distanze in questo periodo di Covid, anche se abbiamo le mascherine, e quindi ogni volta che mi avvicino troppo vibra, quindi cercherò di stare lontana da tutti. Va bene, io Okay. parto dunque, proviamo se l'immagine si vede. Ditemi se già cominciate a vedere qualcosa. Io vedo, dovrebbe essere ok. Quindi Francesca. Ora mi allontano. Anche Ciao, l'audio, Francesca. Francesca, mi senti? Ok, Sì, adesso sì. perfetto. Allora, Perfetto. Allora, io io parto parto nel dal mio mio viaggio. viaggio. Vogliamo Vogliamo fare fare una una descrizione descrizione dalla dalla sala sala di di controllo. controllo. Ci Ci troviamo troviamo qui qui nella nella sala sala di di controllo controllo di di CMS. CMS. Diciamo Diciamo che che CMS CMS è è un un esperimento esperimento un un po' po' speciale speciale al al CERN CERN perché perché ha ha due due sale sale di di controllo. controllo. Una Una è è qui qui sul sul sito sito sperimentale, sperimentale, quella quella dove dove siamo, siamo, e e un'altra un'altra invece invece è è diciamo nel sito nel principale. principale. Ne Ne abbiamo abbiamo due due in in realtà, realtà, ma ma nel nel sito sito principale principale dove dove ci ci sono sono gli gli uffici. uffici. E E questo questo perché perché è è rispetto rispetto al piano che vi ha fatto vedere Francesca prima, dove ci sono gli acceleratori, non so se ve lo ricordate, questa visione aerea della zona, è il più lontano. Quindi di fatto ci vuole circa mezz'ora di macchina solo per raggiungerlo. Ecco perché i ricercatori di CMS, quando lavorano qui sulla zona sperimentale, hanno una control room come tutti gli altri esperimenti, ma di fatto ne hanno una. Non proprio identica, ma diciamo che può essere usata anche nella parte degli uffici. Allora, questa qui, io direi che non so Francesca se sei d'accordo, è la postazione più importante, no? È quella del maestro d'orchestra, direi. È È la la postazione postazione dello dello shift shift leader, leader, che che adesso adesso non non c'è c'è neanche neanche una una sedia, sedia, perché perché non non siamo siamo in in presa presa dati, dati, però però in in effetti effetti vedete, vedete, abbiamo abbiamo tanti tanti computer, computer, cioè, cioè, che che vengono vengono usati usati per per i i vari vari rivelatori e rivelatori e sottorivelatori, sottorivelatori, ma ma questo questo praticamente praticamente è il è il maestro maestro d'orchestra, d'orchestra, cioè cioè quello quello che che gestisce gestisce tutto, tutto, e e che che gestisce gestisce gli gli allarmi, allarmi, che che gestisce gestisce l'inizio l'inizio della della presa presa dati, dati, se se ci ci sono sono problemi, problemi, e e chiaramente chiaramente in in collaborazione collaborazione con con le le altre altre postazioni postazioni che che sono sono qui qui sparse. sparse. Ve Ve ne ne faccio faccio vedere vedere un un pochino. pochino. In In realtà realtà la la sala è sala è composta composta da da due due stanze. stanze. Questa è Questa è la la prima prima stanza. stanza. Mi Mi sono sono girata girata adesso adesso di di 180 180 gradi gradi rispetto rispetto a a Francesca, Francesca, vedete vedete tutta tutta una una serie serie di di computer, computer, continuo continuo ad ad inquadrarli, inquadrarli, e e poi poi vi vi faccio faccio vedere vedere velocemente. velocemente. Adesso Adesso vado vado da da quest'altra quest'altra parte, parte, quindi quindi abbandono abbandono la la stanza stanza dove dove c'è c'è Francesca Francesca per per mostrarvi mostrarvi la la seconda seconda stanza stanza dove, dove, come come al al solito, solito, vedete vedete ci ci sono sono postazioni postazioni con con computer. computer. Ripeto, Ripeto, adesso adesso è è piuttosto piuttosto deserta deserta la la zona, zona, ma ma semplicemente semplicemente perché perché siamo siamo ancora ancora in in fase, fase, se se volete, volete, di di test. test. E E non non c'è c'è ancora, ancora, ci ci sono sono solo solo test, test, non non c'è c'è una una presa presa dati. dati. Nella Nella presa presa dati dati invece invece vedreste vedreste i i turni, turni, che che sono sono turni turni di di 8 ore,8 ore, che che vengono vengono fatti fatti in in continuo continuo quando quando c'è c'è la la presa presa dati. dati. Sì, Sì, 24 24 ore ore su su 24, 24, su su turni turni di di 8 ore 8 ore abbiamo abbiamo sempre sempre 5 5 persone persone in in sala sala di di controllo controllo fisse. fisse. Correggimi, Correggimi, 7:15, 7:15, 15, 15, 23, 23, giusto? giusto? E E poi poi da da 23, 23, cioè cioè dalle dalle 11 11 di di sera sera fino fino alle alle 7 7 del del mattino. mattino. Allora, Allora, io io sono sono uscita uscita dalla dalla sala sala di di controllo controllo adesso adesso e e mi mi sto sto dirigendo dirigendo verso verso l'entrata l'entrata della della zona zona sperimentale. sperimentale. Allora, Allora, penso penso che che voi voi non non sentiate sentiate il il rumore, rumore, ma ma per per me me comincia comincia a a essere essere difficile difficile perché perché chiaramente chiaramente qui qui abbiamo abbiamo tutta tutta una una serie serie di, di, diciamo diciamo così, così, di di pompe, pompe, elettronica, elettronica, sistemi sistemi di di raffreddamento, raffreddamento, quindi quindi il il rumore rumore comincia a comincia a diventare diventare abbastanza abbastanza insistente. insistente. Volevo Volevo dire dire una una cosa, cosa, perché perché io io prima prima quando quando mi mi sono sono presentata presentata ho ho detto detto mi mi diletto, diletto, perché è perché è vero, vero, alla alla fine, fine, cioè cioè in in maniera maniera molto molto sincera, sincera, ho ho detto detto che che io io mi mi diverto, diverto, penso penso che che questo questo possano possano condividerlo condividerlo tutti i tutti i miei miei colleghi colleghi che che sono sono presenti. presenti. Qui Qui abbiamo abbiamo una una bellissima bellissima foto foto di di CMS CMS dove dove vedete vedete il il nome, nome, ma ma in in realtà realtà se se mi mi avvicino avvicino a a caso, caso, vedete vedete che che sono sono tutte tutte delle delle microfoto microfoto fatte fatte con con un un fondo fondo diverso diverso che che alla alla fine fine
scrivono il nome del rivelatore. E tutte queste persone si divertono, perché poi è vero che possiamo avere momenti, come dire, di duro lavoro, ma alla fine è il lavoro che ci piace. Faccio quello che vi avevo promesso. Dunque, questa è una macchina che serve per controllare il mio dosimetro. Lo vado a controllare. Scusate, aspettate perché è un po' complicato, lo devo tenere. Il mio nome che compare. Abbiamo una dose limite, vedete, 0,09 millisievert. Ci vorrebbe un po' per spiegare le unità di misura delle dosi, però diciamo che questo è il livello consentito. Io spero che non sia aumentato quando uscirò, ma normalmente non lo è. Adesso vedete qui, se qualcuno di voi ha visto il film Angeli e Demoni, si può ricordare la famosa Porta Verde, dove succedevano delle cose, diciamo così, un po' cruente. E effettivamente che cosa faccio? Adesso entrerò per questa zona. Spero che riusciate a vedere, qui c'è un riflesso, però si vede anche un quadrato giallo con dei puntini, si vede? Sì, sì. Allora io mi posizionerò in quel quadrato dove c'è un sensore di peso, questo perché questa porta è per l'entrata delle persone, non deve entrare materiale, quindi c'è un controllo sul peso per dire che insomma di fatto è una persona e non del materiale. Dopodiché ci sono tutta una serie di sensori infrarosso che servono per verificare che uno non porta materiale, perché giustamente, no? Uno è intelligente, dice non lo metto per terra, ma magari me lo porto addosso. Ecco, in questo caso invece c'è anche questo limite, e in più la macchinetta, questa qui, che serve per fare il controllo biometrico, e quindi di fatto controlla che effettivamente l'identità della persona che sta entrando sia quella corretta e sia autorizzata. Io adesso richiedo l'accesso dentro, e dentro purtroppo non posso mostrarvi come faccio le cose, perché altrimenti il sistema si allerta e non mi fa entrare, ma vi mostrerò, infatti vedete un'immagine un po' strana. Vi mostrerò come entra il mio collega, quindi mi posiziono qui, ecco, il mio collega che mi accompagna entrerà adesso, vedete, questo è quello che ho fatto io, solo che ho dovuto abbassare la camera, adesso si gira e fa il controllo biometrico. Se tutto funziona, gli si dovrebbero aprire le porte, come è successo, grazie mille. Grazie. Allora entriamo da questa parte. Siamo, ecco, qui c'è un po' più di tranquillità. Se voi foste venuti qui, questa è una zona di accesso che avreste visitato. Di fatto, vi faccio vedere, abbiamo di nuovo due porte verdi qua per l'accesso delle persone, ma i visitatori, ahimè, non possiamo aspettare di fare questa procedura per tutti i visitatori, e poi d'altra parte non abbiamo la possibilità di mettere nella base, nel database, di mettere tutte le informazioni dei visitatori per fare il controllo biometrico, per cui di fatto i visitatori li facciamo entrare per questa porta blu, che è la porta del materiale. Quindi la guida, la persona che vi accompagna, che sono comunque dei ricercatori, entrano per il controllo biometrico classico, e i visitatori entrano da questa porta. Normalmente vi facciamo depositare i vostri indumenti, se ne avete delle cose, perché tanto non è necessario, come avete visto io ero a mezze maniche, non solo perché oggi fa caldo qui a Ginevra, ma anche perché fa caldo proprio qui, cioè insomma la temperatura è piacevole, ma anche vi facciamo prendere gli elmetti, ve li consentiamo. Come vedete qui abbiamo un grosso ascensore che è già a questo livello, quindi adesso lo aprirò, come vedete. E questo ascensore può portare fino a circa 40 persone. Il problema è che adesso con il pre-Covid, al pre-Covid non c'erano questi segni per terra che invece adesso abbiamo. Credo che andrà via la connessione, quindi... Sì, penso di sì. Adesso... Ok, Sonia ha perso la connessione perché è in ascensore, e l'ascensore ha quattro pulsanti, c'è il piano terra che è appunto il piano anche dove c'è la sala di controllo, e poi si scende di 100 metri e ci sei, Francesca? Sì, ciao Sonia. Mi senti? Sì. Ecco, sì, si vede l'immagine? Sì, stavo dicendo, ecco, che... quindi stiamo scendendo, vi assicuro. We are going to lose you.
Sotto ci sono tre livelli, meno 1, meno 2 e meno 3, che sono meno 3, diciamo, il pavimento della caverna, meno 2 è circa metà della caverna e meno 1 è abbastanza in alto nella caverna. Quindi Sì, noi ci adesso. fermeremo a meno 2 perché allora andremo innanzitutto a meno 2, poi saliremo come vedete sono circa 90 metri, ok? Poi saliremo in alto fino sopra il tetto di CMS e poi ci dirigeremo invece al basamento che è diciamo, a meno 100 metri, il classico meno 100 metri. Il mio collega mi ha già aperto la porta. Vedete, questa zona è una zona di sicurezza dove, se mai ci dovesse essere qualche incidente, che cosa intendo? Non so, per esempio abbiamo dell'elettronica, quindi si potrebbe sviluppare un incendio, del fumo e abbiamo dei visitatori, oppure per esempio una perdita, una fuoriuscita di gas e quindi è necessario salire in superficie. Allora, si può attendere in questa zona. Questa è una zona di sicurezza davanti all'ascensore. E per quale motivo una zona di sicurezza? Perché di fatto la ventilazione qui. Can you close just a moment? Vedete, la porta è una porta ignifuga innanzitutto. E la ventilazione, ecco, adesso abbiamo chiuso tutto. È fatta in maniera tale che tutto fuoriesce, tutto è spinto fuori. Quindi non abbiamo la possibilità di far entrare del gas, da queste porte e quindi siamo protette e possiamo prendere con tranquillità l'ascensore. Noi invece adesso ci dirigiamo dall'altra parte, nella vera zona sperimentale, dove a parte una parete con delle bellissime foto, ma poi magari non so se abbiamo tempo le vedremo, quello che vediamo vi faccio già. Chiedo aiuto al mio collega perché è più alto di me. Allora, sposto la visuale, vi faccio vedere che effettivamente siamo a meno 90. Allora, qui abbiamo quello che è un pozzo di accesso dove però di fatto non facciamo altro. Riuscite a vedere la Ecco, zona sì, così chiara? si vede, Tutto Sonia, sì. Ok. no. Queste Aspettate, no, verdi io che vedete sono proprio le scale che le eventualmente scale. servirebbero Can per you see that salire. big? The Sono, hole? essendo 90 metri, sono circa Yeah. 30 piani di Stiamo scale da cercando di fare. inquadrarmi il buco. Ecco, vedete Ecco. il rettangolo chiaro? È un po' difficile perché siamo a distanza. Eccolo là. Vedete il rettangolo sopra? Quella è la superficie da cui vi parlavo, dove sono passata per quella porta verde. Ok, quello è il livello. Adesso io sono sotto. Una cosa da dire che è importante è che, come Francesca giustamente vi diceva, abbiamo le scale, ma di fatto le scale le usiamo per andare sopra e sotto, però non sono diciamo, il cammino principale che ci viene richiesto, non solo perché diciamo che siamo a circa meno 100, quindi se un piano è all'incirca 3 metri, non lo so, calcolate voi, 100 diviso 3 quanto fa? Insomma, sono circa 30 piani, un po' di più da farsi per risalire o per scendere, ma anche perché, per esempio, in caso di evacuazione, perché magari qui c'è una zona dove ho detto c'è del pericolo, non possiamo usare le scale, queste non sono protette, come invece è protetta la zona dell'ascensore. Quindi, questa è una differenza, per esempio, dal mondo esterno. Normalmente quando c'è un incendio in un palazzo si dice non usate l'ascensore, usate le scale per uscire fuori. Bene, qui. Usate l'ascensore, non usate le scale. Diciamo che questa è una delle poche differenze che abbiamo. Vedete questo grande pannello verde? In realtà questo qua è un pavimento che bascula così e chiude questo foro che vedete qui, forse si riesce a vedere un pochino attraverso la rete, perché questo è il punto di connessione tra questa zona dove sono io e la caverna sperimentale. Quando sarò dall'altra parte, che sarò praticamente alla fine della visita, vi mostrerò questo corridoio, ma dal piano sottostante, che è praticamente il basamento. Quando c'è la presa dati, qui abbiamo questo pavimento si chiude ed è tutto ermeticamente chiuso per maggiore isolamento. Oltretutto viene chiusa anche quella parete con dei blocchi di cemento e infatti vedete anche lo spessore
della struttura, ok? Questo vi dice anche che se ci fosse tra i ragazzi, per esempio, che so che ci sono, ci fosse qualcuno che volesse fare non il fisico elettronico, ma per esempio, o l'ingegnere elettronico, ma volesse fare l'ingegnere civile, e noi qui abbiamo bisogno anche di ingegneri civili, perché chiaramente questo sforzo immane, come ha detto Francesca, il CERN è un laboratorio mondiale, non è qualcosa che si fa da soli. Il CERN di fatto è veramente un grande esempio di collaborazione non solo tra nazioni, tra diverse culture, ma anche tra diverse competenze. E questo è qualcosa che veramente può portare a grandi progetti. Dove sono entrata adesso? Sono entrata in una delle due sale di elettronica. Se non ricordo male, Cagliari parlava di elettronica, quindi questo è il regno appunto dell'elettronica. In realtà questa è solo una parte dell'elettronica, perché una parte è nel rivelatore dove andremo, poi abbiamo questa zona che costituisce quello che viene chiamato il primo livello di trigger. Questa è una sala, ne abbiamo una al piano superiore, dove non andrò però perché è gemella, e poi abbiamo un terzo, un altro livello che invece è proprio in superficie. Io do diciamo la parola in questo momento a Francesca. Tania, che praticamente sottoterra ci sono due caverne di fatto. Una è la caverna dove c'è tutto il rivelatore che descrivevamo prima. Sì, l'avrei detto dopo nel corridoio, comunque se lo vuoi e dire. E poi appunto di fianco c'è un'altra caverna dove abbiamo messo tutta l'elettronica. Esatto, c'è cioè una caverna staccata, poi vedremo meglio quando abbiamo il corridoio. Sì. Approfittare, Francesca, scusami, volevo approfittare, visto che qui c'è tanto rumore, per dare la parola a te o eventualmente, non so, a una delle sedi che si occupa del trigger, per descrivere un po' meglio questa zona dove io mi trovo. Vedete, questo per esempio è un posto dove non possono venire visitatori, ok? Nessuno vi farebbe entrare in questo corridoio dove ci sono fibre ottiche, cavi, elettronica. Adesso vi farò vedere anche altre connessioni, ma se volete, magari voi da su o dall'Italia volete intervenire per dare una maggiore descrizione di questa parte, questo serve per raccogliere i dati che sono stati prodotti nel rivelatore, e viene dato un primo, diciamo, un primo filtro. Ecco, guardate, vi faccio vedere, non posso, i visitatori qui non possono entrare. Francesca, vuoi prendere la parola o darla a qualcuno? Diciamo che praticamente ogni foto di CMS fa circa un megabyte, ecco, più o meno come le foto che facciamo con il telefonino. Però noi facciamo in teoria 40 milioni di foto al secondo. Non c'è computer al mondo che potrebbe scrivere 40 milioni di megabyte al secondo. Quindi dobbiamo per forza scegliere le foto belle, quelle che magari contengono particelle che non conosciamo, dalle foto che sono banali, sono tutte uguali, le particelle che già si conoscono, eccetera. E questo viene fatto proprio, come diceva Pierluigi prima, da un'elettronica velocissima che in pochi microsecondi deve decidere se la foto vale la pena di tenerla oppure se buttarla via. E questa era l'elettronica che vedevamo prima. Sono tutti i cavi di alimentazione, scusami, così abbandono questa sala. Ci sono i cavi di alimentazione e come vedete, allora, per qualcuno che fosse appassionato d'arte, visto che CMS è anche sensibile a progetti che collegano scienza con l'arte, boh, questa è una vera immagine artistica, perché mettere, vedete, posizionare i fili, e dobbiamo farlo perché altrimenti non riusciamo a controllare i collegamenti, è veramente un'opera d'arte, guardate, non è ora al di là della... ovviamente della motivazione per cui facciamo questo e della tecnica e della fisica che c'è dietro, chiaramente c'è anche, come vedete, una precisione che è dovuta, che utilizziamo per poter lavorare meglio. Voglio dire solo Tania, una cosa e poi vado scusa, una comunicazione tecnica, dice Zoltan di procedere nella caverna. Sì, vado giù allora, scendo. Sto andando ancora più in basso, vedete?
se incontreremo dell'elettronica con delle fasce arancioni, nel caso in cui si dovesse avere quello che si chiama un power cut, cioè si dovesse non avere alimentazione, invece quell'elettronica rimane accesa. Ecco quello che vi diceva Francesca. Sono uscita da questa caverna, che è la caverna di servizio, come vi diceva Francesca, e adesso questo corridoio è quello di collegamento con la caverna parallela, che è la caverna sperimentale. Quindi procedo. Se voi foste venuti a visitare di persona, avreste potuto raggiungere questo punto anche durante la presa dati, perché CMS è l'unico esperimento al CERN che anche quando c'è la presa dati vi permette di scendere fino qui. Non vi permette di accedere in caverna perché giustamente c'è la presa dati, ma vi permette di scendere qui, mentre gli altri esperimenti non consentono l'accesso sotterraneo. Io adesso devo passare lo stesso check che ho fatto prima, ma su questa porta, quindi lo farò. La tecnica è la stessa, quindi vado un po' più veloce. Abbasso la camera, anche se mi sentite lo stesso. Faccio il mio check biometrico e poi vi mostrerò. Ok. Ogni tanto la distanza. Ok, mi hanno riconosciuta, quindi è andata bene. Adesso vi mostro il collega che fa lo stesso procedimento. Ripeto, questa zona in caso di presa dati non è accessibile a nessuno, neanche ai ricercatori. Mentre invece, se non c'è presa dati, possiamo aprire questa porta per i visitatori e farli accedere anche in questa zona. Questa è la continuazione del corridoio e la porta gialla che abbiamo in fondo è quella che ci conduce alla caverna sperimentale. Una porta abbastanza pesante, c'è una ventilazione anche, quindi bisogna fare attenzione ad accompagnarla, diciamo così. Infatti non so se avete sentito lo slam. E cominciamo a vedere parti del nostro rivelatore. Ho sentito parlare di cipolle, di porri, diciamo che io vado un po' più sulla parte dolce. La viennetta, un cilindro come la viennetta, e queste sono le fette della viennetta, adesso vi faccio vedere. Già qui potete cominciare a vedere il tubo dei fasci, questa banda qua dentro, adesso lo vedremo meglio dall'altra parte, ma è praticamente, diciamo così, il tubo dove arrivano poi i fasci. Ecco qua, forse da qui si vede meglio. Questa è una bella immagine. Dunque, cosa abbiamo? Allora, la parte interna non riusciamo a vederla, che è la parte che contiene, poi dopo Francesca con una slide magari ricorderà come è fatto ancora per ricordarvelo. Dunque, c'è tutta la parte del tracciatore e dei calorimetri qui all'interno, poi qui abbiamo la parte, questo cerchio, questa circonferenza che vedete qui in realtà è un cilindro, vedete la sezione voi, e questo è il magnete, e poi abbiamo le camere a muoni, cioè rivelatori per i muoni, alternate con del materiale che poi magari, Francesca, forse è meglio che lo spieghi tu, perché qui è complicato spiegarlo senza un disegno. E non so se si riesce a vedere questo tubo, cerco di essere molto stabile, questo tubo qui è il tubo dei fasci. Quindi il pacchetto di protoni, perché di pacchetto di protoni si tratta, cioè si tratta di tante biglie insieme che vengono scontrate, non è un solo protone. Parlavamo di 50 collisioni per ogni bunch crossing, cioè voi avete due pacchetti che si scontrano al centro di questo rivelatore e ogni pacchetto contiene miliardi di protoni, quindi da uno scontro di miliardi di protoni... Come fosse una nuvoletta, diciamo, come esatto. Una nuvoletta. Bene, a massima velocità, più o meno abbiamo una sezione di qualche decina di micron, quindi milionesimo di metro, per 30 centimetri di lunghezza, cioè meno di un... La sezione è meno di un capello umano, quindi questi due capelli si scontrano, molti dei protoni presenti all'interno di questi pacchetti non si incontrano perché sono distanti, non si sfiorano neanche,
e solo 50 fanno uno scontro frontale. In futuro saranno molti di più, come vi veniva spiegato prima. E poi cosa fanno? Fanno praticamente, vengono inviati in tutte le direzioni e attraversano, come avete visto dalla slide, dalla trasparenza che vi è stata mostrata prima, attraversano tutto il rivelatore, dal centro fino alla fine. Francesca, se vuoi intervenire, io intanto sì. Mi sposto per cercare di andare, vorrei salire, vi faccio vedere. Diciamo che non avevamo detto che CMS è fatto da tante fette, ok? Ci sono delle fette che sono nella parte centrale, che sono 5, e le fette in avanti che sono 3 da un lato e 3 dall'altro. E tutte queste fette poggiano sul pavimento della caverna con dei piedi pneumatici. E volendo si può attaccare l'aria compressa. I piedi pneumatici sollevano leggermente le ruote e questo ci permette di farle scorrere sul pavimento della caverna, avanti e indietro, e di aprire quindi CMS per fare la manutenzione nelle ruote interne. Per aprire ovviamente CMS, che pesa 14.000 tonnellate, ci vuole molta cautela ed è un'operazione che si fa raramente, si fa soltanto quando ci sono degli shutdown, cioè un periodo lungo di interruzione delle collisioni, perché ci vuole circa un mese ad aprire le ruote di CMS. Adesso, come vedete, la configurazione nella caverna è che le ruote sono ancora aperte, ma entro qualche settimana dobbiamo assolutamente richiudere tutte quante le ruote, avvicinarle tutte quante, chiudere l'esperimento perché inizieremo a prendere dati. Francesca, scusami, siccome si è persa un attimo la connessione, non so se hai detto perché abbiamo queste ruote che io insisto a chiamare le fette della viennetta. Effettivamente un'altra particolarità di CMS è quella che è stato totalmente assemblato in superficie questo esperimento, cioè non è stato costruito qui in caverna come invece è successo per gli altri esperimenti. Scusate, ho un po' di fiatone perché ho dovuto fare le scale. L'età si sente. Allora, sono in alto adesso, sono praticamente sì. A livello del tetto. Come vedete, quindi la caverna è come un palazzo di 5 piani, quindi sono 5 piani di scale. Ecco, prima quando Sonia è sbucata, è arrivata su una balconata circa a metà, e adesso ha dovuto fare 2 piani di scale, è arrivata proprio in cima. Esatto. Quindi dicevo che una volta che avete costruito un cilindro, come diceva Francesca, che ha un diametro di circa 15 metri, quindi un palazzo di 5 piani, e una lunghezza, che adesso non posso farvi vedere in totale perché è aperto, ma diciamo la lunghezza del cilindro è di circa, diciamo così, 24 metri, un palazzo di 8 piani, non potete scenderlo giù tutto insieme, anche perché le famose 14.000 tonnellate di cui vi parlava Francesca sono veramente tante. 14.000 tonnellate, che cosa sono nella vita reale? Bene, prendete quella che viene chiamata una city car, ok? Non lo so. Una piccola macchina da città, va bene? Bene, che fa più o meno una tonnellata. Qui abbiamo un oggetto che è una collina costruita con 14.000 macchine, automobili, ciascuna che pesa una tonnellata. Quindi immaginate quanto è grande. Allora come si è fatto? E si è costruito a moduli. Si è costruito come Lego e è stato fatto scendere da questo grande foro, fetta per fetta, per poterlo poi installare. Non so se avrò una visione migliore del foro, ve la farò vedere. Questo è per un sistema, poi magari ne parliamo dopo, per un sistema di sicurezza antincendio, questo oggetto, ma qui c'è un grande foro, il cui diametro è esattamente, diciamo, più 10 centimetri è il diametro dell'esperimento, ok? Vi mostrerò anche lo spazio che
era lasciato tra la parete del foro e il diametro dell'esperimento. Adesso vedete, questa è la stessa immagine vista dall'alto. Mi piacerebbe, se mi viene consentito, andare sul tetto di CMS, cioè non qua, ma di solito entro dall'altra parte perché c'è un po' più di luce. Adesso vediamo se mi consentono di andare. Tutta questa parte che ci sta facendo vedere Sonia è vietata alle visite, naturalmente si può fare solo con la visita virtuale, perché normalmente i visitatori si fermano sulla piccola balconata dove è arrivata Sonia prima, quando è entrata nella caverna. Francesca, puoi domandare a Zoltan se posso accedere, perché non ho Noemi e qui abbiamo un dubbio se posso andare o no. Se Zoltan mi autorizza ad andare. Zoltan just left. Okay. Io vorrei veramente andare sopra lì, però se non me lo consentono, come vedete, quando ci sono delle regole di sicurezza le dobbiamo rispettare, e qui abbiamo adesso un dubbio se possiamo stabilire o no, sempre per quello che vi ha detto Francesca, cioè qui non siamo in una zona dove le cose sono fisse, visto che abbiamo, come dire, abbiamo origini latine, diciamolo, sono in fieri, sono in divenire, cioè qui può succedere che un momento posso entrare e il momento successivo, dopo 10 minuti, non posso entrare. Quindi stiamo cercando di vedere, intanto faccio così, vi faccio vedere un'altra parte, aspettando la risposta, se ci si riesce, e se no ve lo mostro da qui. Intanto vi faccio vedere questa zona, vedete una visione dall'alto. Della zona dove stavo passando prima. E come vedete è pieno di elettronica, cavi, ci sono chilometri e chilometri di cavi. Qui, ognuna delle fette della viennetta, come le ha chiamate Sonia, ognuna delle fette di CMS si muove avanti e indietro nella caverna portandosi dietro tutta la sua elettronica e portandosi dietro anche i cavi. Quindi c'è tutto un sistema di catene che permettono di far spostare i cavi facendo questo movimento come vi faccio vedere io adesso col mio braccio per andare avanti e indietro. Cosa faccio? Posso andare, altrimenti abbandono la zona perché non vorrei perdere tempo nell'attesa qui. Se Zoltan è tornato e ci autorizza, altrimenti andiamo. Ha detto solo nel lato meno. Solo nella only in the minus side. Ok, allora mi ridirigo dall'altra parte. C'è un po' meno luce, però possiamo farlo. Yeah. Mi faccio aprire, ecco qui. Come vedete, questa è anche la maniera di procedere. Cioè, si deve aspettare l'ok. Dalla mia esperienza personale, non tanto per CMS, quanto per appunto il mio lavoro nell'esperimento invece delle astroparticelle, che non è un esperimento del CERN, ma un esperimento con partecipazione della NASA e molte università, anche italiane, tra cui per esempio Perugia, con Perugia ho collaborato tanto, che era poi appunto responsabile del tracciatore. Bene, la maniera di procedere è sempre la stessa. Si fa la richiesta di autorizzazione e si aspetta, non si procede se non si è autorizzati. Ecco, io sono sul tetto, credo di avere una visione migliore del famoso foro, che noi chiamiamo shaft, da cui l'esperimento è stato calato. A parte le strutture che vedete laterali, queste sono le pareti e non so, posso provare a mostrarvi. È molto difficile vederlo, ma questa parte qua è la superficie. Oltre questa passerella c'è la superficie. E immaginate queste fette calate una ad una. Allora, per scenderle, le fette laterali più leggere, come questa qui, ci sono volute 8 ore. Mentre invece la parte centrale, che contiene il magnete, e quindi è più pesante e anche più difficile da manovrare, ci sono volute 12 ore. Come si è fatto? Si è usato
una grande gru che è stata fatta arrivare dal porto di Genova. Quindi anche lì, come vedete, una partecipazione dell'Italia molto importante per l'installazione di questo rivelatore. Francesca, qualche domanda, qualche cosa? I nostri... Non vedo domande, non ci sono domande. Ecco, io sto cercando di mostrare, come ho detto, sto cercando di fare in modo che i miei occhi siano i vostri occhi. Adesso allora, quello che faccio... Sì, forse come vedete nella zona centrale la parte dei rivelatori è messa tutto intorno, così come in un cilindro, mentre invece nella parte in avanti le camere per la misura dei muoni sono disposte un po' come dei petali di un fiore, li vedete qui adesso. Questi qua, sì, adesso quando torno giù le dimostro di nuovo. Francesca sta parlando di questa parte qua e dell'altra che io adesso non posso inquadrare perché come vedete sono su una balconata e non potrei inquadrare la parte che ho proprio di lato, non ho prospettiva. Quindi io adesso scendo giù, grazie per aver autorizzato questo accesso sul tetto. Ecco, forse da qui posso inquadrarlo. Ecco, vedete qui la differenza, non so se c'è abbastanza luce. Questa è quello di cui vi parlava Francesca. Le camere messe in questa maniera, e non sono molto precisa con il mio dito, da questa parte centrale, invece sulla parte laterale abbiamo invece che sono disposte in questo senso. Adesso allora, scendo giù. Intanto se non ci sono domande, una domanda la faccio io perché è la domanda che mi fanno sempre quando faccio la guida, le visite a CMS. Con tutti questi cavi, come fate a essere sicuri di non avere sbagliato a connettere qualche pezzo del rivelatore? Allora, non so se magari Pierluigi vuole rispondere da Cagliari, visto che si è occupato di elettronica, di trigger. Vuoi rispondere tu, Pierluigi? Sì, sì. Ci sono chiaramente... Il lavoro di cablaggio è molto complicato, viene fatto anche da ditte specializzate, però noi, seppur avendo fiducia in queste ditte di cablaggio, abbiamo dei sistemi nell'elettronica che sono in grado di effettivamente mandare un segnale da un estremo all'altro e riuscire effettivamente a controllare se ci sono dei problemi. Delle volte capita che per dei lavori di manutenzione i due cavi vengono invertiti ma viene già sul show di distanza viene visto corretto. Immediatamente no esatto. Down. E viene corretto immediatamente. Se posso rubare giusto un momento e poi continuate. Allora volevo mostrarvi, avevo promesso di mostrare la distanza tra la parete del buco e il diciamo la struttura del rivelatore, eccola. Questo è quello che rimaneva all'incirca 10 centimetri. Questa è la mia mano, ok? Non ho una mano molto grande, diciamo, è normale. Questa è la distanza che rimaneva da un lato della parete e dall'altro per poter scendere giù queste fette del rivelatore. Quindi ecco perché la necessità di andare molto lentamente per evitare di avere... un effetto pendolo, potete immaginarlo, una oscillazione nella discesa avrebbe distrutto parti del rivelatore, quindi bisognava assolutamente evitarla. Se posso aggiungere invece un'altra cosa che riguarda la mia esperienza di cablaggio, dovendo cablare un sistema molto semplice poi alla fine, perché erano solo 40 cavi laser, di un rivelatore laser, ho dovuto però fare una richiesta alla NASA perché dovevo semplicemente scrivere sul pannello i numeri da 1 a 40 per poter cablare in maniera corretta, come avevo deciso, i cavi da 1 a 40. Se ci fai vedere i piedi poi. Sì. Sì, sì, no, adesso ci vado, sì, ci vado. Sto facendo vedere una cosa generale e poi ci vado e facciamo il giochino con il campo magnetico residuo. E quindi quello che è successo è che di fatto certe volte uno deve aspettare tanto tempo, ho dovuto aspettare 2 mesi soltanto per sapere qual era il pennarello autorizzato per poter scrivere questi famosi numeri, perché doveva andare nello spazio. Quindi questa è giusto una cosa folcloristica per dire che
anche su 40 cavi che non so niente, qui potete immaginare, guardate che cosa c'è. Oh, chiaramente quello era per un sistema piccolo, è ovvio che quando avete un sistema come tracciatore, ecco una cosa che vi faccio vedere subito, perché sono abbastanza vicina. No, I want to show this. Vi faccio vedere il sistema di trazione che diceva Francesca per allontanare e avvicinare le famose ruote. Allora, questa macchinina qua, che ha questi cavi, come vedete, che ovviamente si collegano e vanno fino in fondo, là. Io adesso dall'altra zona non ci posso andare, però posso seguirli da questa parte qua, ok? Adesso vado dall'altra parte e torno indietro. Questa macchinina permette di allontanare e avvicinare le ruote. Ora, come avviene questa cosa? Francesca mi diceva di inquadrare, di far vedere appunto i pad, i piedi famosi di CMS, e ci vado. Sì, eccoli qua. Eccoli qua, però non mi posso avvicinare qua, mi dicono che devo andare dall'altro lato, quindi vado. Perché ovviamente siamo autorizzati, ecco, qua si vedono meglio. Allora, dunque, immaginate 14.000 tonnellate. Allora, avete un piede qua, un altro qua, un altro laggiù, insomma quattro, e poi ce ne sono ovviamente simmetricamente altri quattro dall'altra parte. Questo sistema di cavi, lo vedete, come vi dicevo, permette con quella macchina di tirare nel senso giusto il rivelatore, ma dovete fare anche un'altra cosa. Questi qua non sono semplicemente dei punti di appoggio. Qua forse riesco a mostrarlo. Vedete che c'è un di fatto c'è un misuratore che permette di misurare la pressione. Viene pompata dell'aria compressa in questi piedi in maniera tale da non sollevare, ma da alleggerire, se volete, il peso della fetta, e in maniera tale che i cavi possano farla scorrere sul pavimento. Nonostante questo sia fattibile, pensare che 2000 tonnellate, perché più o meno questo è il peso di una fetta, possano essere alleggerite semplicemente con dell'aria compressa, per quanto mi riguarda fa sempre impressione. Ora qui abbiamo, adesso useremo dei rivelatori molto costosi per mostrarvi il campo magnetico residuo. Perché? Perché il campo magnetico in questo momento non è funzionante, ma come i nostri studenti probabilmente sanno o sapranno presto, il materiale ferromagnetico può rimanere attivato, magnetizzato. Succede, no? Succede anche a casa, tante volte uno fa si ritrova qualche cosa, qualche oggetto magnetizzato. E quindi noi vogliamo fare questa esperienza e vedere come questa parte in ferro ancora è magnetizzata, anche se ormai stiamo parlando di 2 anni all'incirca che il campo magnetico, qua che il magnete, è spento. Allora, ecco qua il famoso rivelatore costoso. Non so se riuscite a riconoscerlo, ok? Ma non sono altro che, come li chiamate, delle attache, delle graffette. I francesi li chiamano i trombone, ok? Che sono, come vedete, guardate, possono essere staccati e riattaccati qua, ok? Ah, questi sono staccati perché io ho una catenella. Il mio collega ha messo questi qua, invece io ho una catenella. Can I try it mine? Allora, la mia catenella, solamente che deve provare lui, fa un'altra cosa, quella che io chiamo, questa adesso, come vedete, è molto vicina perché è pesante, quindi vuol dire che il campo magnetico residuo è poco. Can you take off 2-3 pins? Gli facciamo rimuovere qualche graffetta. No, I want just the chain with less pins. Just two, remove two and put back. Vediamo che cosa succede se adesso io ho ridotto il peso della catena. Vedete, è un pochino più staccata e comincio ad avere l'effetto, non so come si vede meglio, Francesca, forse... Si vede bene. Ecco qua, l'effetto...
Io ora purtroppo ho solo una mano, non posso agire a mio piacere. Can you remove another one? E poi andiamo dall'altra parte, perché penso che a questo punto più o meno avremo finito la nostra visita. Diciamo che il campo magnetico di CMS fa 3,8 Tesla. Ecco, vedete le... E vedete che adesso c'è molto più spazio, ma perché? Allora, io vorrei dire ai ragazzi di scuola, la fisica è anche divertimento, ecco perché io prima ho parlato di diletto. Io lo so perché succede questo, però mi diverto tanto a farlo. Ok? Guardate un attimo, cioè ho rimosso le graffette, quindi ho diminuito il peso e automaticamente questo si è distaccato, perché il campo magnetico residuo presente in questo oggetto adesso permette di tenerlo più agevolmente. Posso fare il mio giochino che io chiamo la bilancia magnetica. Questo è successo per caso, mi è successo facendo un errore una volta, e vi posso assicurare che con questo sistema sono riuscita, non a misurare ovviamente il campo magnetico, non è un rivelatore, non potete fare misure con questo, però a capire che il campo magnetico che veniva usato nell'esperimento quel giorno non era quello che si chiama nominale, quello che diceva Francesca, i 3,8 Tesla, ma era meno. E perché? Perché non riuscivo a tenermi le graffette che normalmente usavo. Avevo dovuto fare come oggi, rimuovere le graffette. E questo mi ha fatto capire che era campo magnetico minore. Allora, 3,8 Tesla, 3,8 Tesla, diciamo che è proprio tanto per un campo magnetico. Se considerate, per esempio, non so se qualcuno ha fatto mai uno scanner, una risonanza magnetica nucleare, magari una caviglia, un ginocchio, non so se avete visto agli ospedali, c'è quella macchina tonda, no? Fatta a cilindro, dove il paziente viene infilato dentro per fare la diagnosi. Quelli sono magneti piccoli, intanto, perché c'entra giusto un paziente, e fanno un Tesla e mezzo. Qui parliamo di un campo magnetico di 3,8 Tesla, quindi almeno 3 volte più forte di quei magneti lì, e in un volume enorme, perché il diametro è 6 metri, quindi effettivamente è gigante. Quindi anche tutta la zona esterna, che c'ha questo ferro che serve per tenere limitato il campo magnetico e non farlo espandere in tutta la caverna o fino alla superficie, il ferro rimane un poco magnetizzato. Esatto. Siccome io sto per uscire dalla caverna, mostro, ecco, da qui si vede bene la superficie, anche se sto il fuoco va un po' così. Questo è il famoso buco e questa è proprio la superficie. Questi fanno circa 100 metri sottoterra. Questa è tutta la struttura delle scale all'interno. Io adesso la risalgo fino a metà per uscire dalla caverna. Purtroppo oggi non posso farvi vedere la solita uscita, quella che facciamo, a meno che non la facciamo da sopra, non lo so. Questa è di nuovo l'altra macchinetta che aiuta a tirare i cavi. Io adesso risalgo, così magari se qualcuno vuole fare qualche domanda, qualche cosa. Sì, erano passate delle domande, ma mi pare che qualcuno ha anche risposto. Una era: quant'è la potenza di calcolo necessaria ad analizzare tutte le foto, diciamo, degli eventi? Non so chi aveva risposto. Alberto, avevi risposto tu? Vuoi rispondere a voce a tutti? Sì, sono io, Adriano. Adriano, sì. Sì, allora, per quanto riguarda la selezione di cui parlavamo prima, di tutta la struttura in cui siamo passati, inizialmente dalle 40 milioni si passa circa a 100.000 attraverso delle schede elettroniche, direttamente in pratica sul detector da un certo punto di vista. Poi si arriva a 100.000 immagini, 100.000 eventi al secondo, e bisogna ulteriormente selezionarli. Per fare questo CMS ha fondamentalmente un proprio centro di calcolo che è composto in questo momento da più di 30.000 processori che lavorano tutti insieme, e che man mano stiamo anche equipaggiando con le schede video delle GPU, che è quello che voi avete nei computer, che per esempio vi permette di fare dei giochi particolarmente difficili o con una grafica particolarmente avanzata.
Queste 100.000, diciamo, questo enorme centro di calcolo che abbiamo lì sul posto ci permette poi di selezionare un migliaio al secondo che scriviamo effettivamente sul dato. E poi, come effettivamente aggiungeva, mi ricordo, Roberto, questi dati, una volta salvati, sono comunque 1.000 eventi al secondo e quindi producono miliardi di eventi che per analizzare poi offline, cioè quando vogliamo veramente vedere se c'è della fisica sopra, distribuiamo in vari centri di calcolo intorno a tutto il mondo e il singolo ricercatore poi può accedervi attraverso questa rete di centri di calcolo in tutto il mondo, che comprende quindi, diciamo, decine di centri diffusi. Grazie, grazie. Ho visto un'altra domanda, c'era sul costo di CMS. Ah no, ecco qua. Quando inizierete i nuovi run con il nuovo LHC? Allora, intanto adesso siamo in una fase di interruzione perché l'LHC prende dati normalmente per un periodo di 3 anni, poi interrompe per un paio d'anni per fare delle migliorie al sistema e anche agli apparati dei rivelatori come da noi, e poi riprende di nuovo per 3 anni. Quindi adesso siamo in una fase in cui stiamo concludendo questo shutdown di 2 anni, e quindi prenderemo dati per 2 settimane a novembre, giusto per provare che l'acceleratore è stato risistemato e migliorato, insomma, che funziona ancora tutto bene, e poi prendiamo dati a partire da marzo per 3 anni. Finita questa presa dati, quindi 2022, 23 e 24, nel 2025 e 26 interrompiamo nuovamente per 2 anni, e lì faremo proprio delle migliorie molto profonde al rivelatore per permetterci di passare appunto da 500 collisioni, 500 protoni che incontrano altri 5, scusate, 50 protoni che incontrano altri 50 protoni per ogni incrocio dei fasci, passare quindi a 200, quindi delle foto molto più complicate, con molte più tracce, molto più particelle, in cui trovare eventuali particelle nuove diventa molto più complicato. Quindi bisogna cambiare un po' tutta l'elettronica, e soprattutto l'elettronica che sceglie quali foto salvare e quali buttare via. E questo appunto lo faremo nel 2025 e 26. E nel 2027 incominceremo a prendere dati quindi con la fase di alta luminosità, con 200 protoni che si incroceranno per ogni volta, 200 protoni che collidono per ogni volta che si incrociano i fasci. Francesca? Francesca? Io non so, sarebbe utile se Zoltan trovasse, sai quella foto in cui si vedono tutte le tracce con i vari. Sarebbe carino da far vedere quante sono le tracce e quindi dove bisogna trovarli, reperire queste collisioni in mezzo a tutto quel mondo di tracce, quel pagliaio di tracce. Ok, Non so se vediamo. Zoltan ce l'ha, perché io posso guardare qui, so che c'è un poster, ma non so, vedo Ok, un attimo, provo a guarda, chiedere. se torni leggermente indietro verso il pozzo piccolo, se fai il giro intorno al Sì, pozzo di piccolo, solito so che è qua, ma non so se l'anonimo lo sa. andando verso le altre porte verdi, quelle doppie, Sì, dove dovrebbe entrano, esserci. Se non l'hanno rimosso. sulla destra in basso ci sono delle foto. Ecco, dove sei adesso? Sì, Ci lo so, sono delle c'era, ma non foto. so se l'hanno rimossa. No, Perché, lì, vedi? più indietro, se torni un po' più indietro, in basso su questa la griglia, Non ci. ci sono Ah, delle sì, ma foto non di era. eventi. Se Aspetta, ne però fai non vedere era quella uno. degli eventi. Volevo far vedere, sai, quella verde? Ecco, Queste questa sono per le foto esempio. che dice Francesca. Ma queste sono già ripulite. Queste sono Queste sono delle. già ripulite. Io volevo far vedere quella delle collisioni. Sai quella verde? Zoltan sicuramente ce l'ha. Queste sono Ok. foto di eventi, ma lui ce l'ha, quella dove si vedono tutte le tracce, perché quella è veramente la potenza di calcolo che ci permette di distinguere tra cosa è importante e cosa no. Io vengo in sala di controllo comunque.
Ok. Per quanto riguarda questa foto che vedete sulla destra con tutti gli scienziati di CMS, volevo farvi notare che diciamo, gli uomini sono stati fotografati su fondo grigio, no? E fanno il fondo della foto, mentre invece le donne sono state fotografate su fondo bianco e quindi formano la scritta CMS. E volevo dire per le ragazze che sono collegate che in CMS ci siamo abbastanza fisici femmine, circa il 20%. Quindi non siamo molte, però ci siamo, quindi se questa è la vostra passione vi incoraggio a seguirla e a intraprendere gli studi in questo campo. Francesca, appunto questo ci dà la percezione diretta del disequilibrio. E questo non è, bisogna dirlo, non è né CMS, non è il CERN, e molto probabilmente non sono neanche l'università, perché molte ragazze escono dalle università in fisica. Il problema è che non molte ragazze si iscrivono a fisica. Quindi io veramente faccio un appello, sapendo che ci sono delle classi di scuole superiori, fino anche le ragazze a intraprendere questo tipo di cammino che a volte è tratto per i ragazzi. Okay, Mia, if you want to share the photo, go ahead. Ecco Sonia. Grazie, bellissima visita. Siete tutti con noi. Questa è quella che cercavi, giusto Sonia? Sì, sì, questa era la foto che volevamo far vedere. Questa, grazie Mia. Questa è una foto che mostra, diciamo, una possibile foto di CMS, di un incrocio dei fasci, in cui 130 protoni di un fascio e 130 dell'altro si sono incrociati producendo qualche particella. Quindi, come vedete, il numero di tracce che si viene a creare in queste foto è veramente grandissimo. Ed è molto difficile distinguere intanto se ci sono particelle interessanti e poi esattamente da dove proviene ciascuna traccia. Quelli che vedete in rosso sono proprio i vertici, cioè i punti in cui i vari protoni si sono incontrati con gli altri protoni dell'altro fascio. E quindi abbiamo bisogno sicuramente di un'elettronica nuova, di un nuovo tracciatore che sarà più spinto, supererà la risoluzione appunto delle tracce vicino vicino al punto di interazione in modo da poter capire da dove sono venute, quindi della nuova elettronica e poi anche del rivelatore di timing che ci aiuterà molto a capire da dove sono venute le particelle. Quindi ne parlavamo prima con Padova, non so se Alberto o Mia vogliono aggiungere qualcosa. Sì, come si vede chiaramente dalla figura, quando si supera un certo numero di appunto vertici inizia a diventare davvero difficile solo con il tracciatore a distinguere tutti i vari punti di interazione, che è fondamentale, ripeto, per poi riuscire ad analizzare i dati, perché tipicamente in queste collisioni una persona non deve pensare che di questo 130 appunto scontri di protoni ci interessano tutti ed andiamo a analizzarli tutti. Mediamente solamente uno su questi 50, 100, 200 interazioni è appunto interessante per la fisica, e gli altri 199 noi dobbiamo riuscire a identificarli per ripulire l'immagine da queste, diciamo, da queste interazioni che non ci interessano, che tipicamente noi chiamiamo pile up. E appunto questa rivelazione di timing ci può aiutare, perché dovete immaginare che tutti questi vari vertici non accadono appunto contemporaneamente, ma sono spaziati nel tempo di qualche picco nanosecondo, principalmente picosecondo, gran parte di questi vertici sono concentrati intorno a 200 picosecondi, e se noi abbiamo un'informazione di tempo
di quando queste particelle raggiungono il timing detector che è all'esterno del tracciatore, possiamo costruire una sorta di mappa utilizzando sia le informazioni spaziali e temporali per appunto aiutarci a ridurre il pile up e a ricostruire più efficacemente i vertici, e questo potenzia direttamente le analisi, perché di fatto le ripulisce e garantisce risultati più precisi e di qualità ovviamente superiore. Se posso fare una piccola cosa collegandomi, vorrei fare una specie di salto, sempre rivolta a chi deve ancora scegliere il proprio mestiere, il proprio cammino, su quell'immagine che avevamo, comunque adesso ce l'abbiamo tutti in mente. Effettivamente questa capacità di poter seguire le particelle, le tracce e identificarle. Ora qui abbiamo delle collisioni, ma potremmo anche avere una singola particella, come abbiamo visto, come ho cercato di farvi vedere dai poster, e la seguiamo, che può essere un elettrone, può essere un protone, quello che sia. È esattamente quello che poi, in realtà, i fotoni a volte, quindi i calorimetri, è quello che ritroviamo anche nel mondo reale quando andiamo, per esempio, nel campo medico. E quando noi ci andiamo a fare una PET famosa, no? La tomografia a positroni, che ci permette poi effettivamente, per esempio, di rivelare zone tumorali con un certo meccanismo che adesso non sto a spiegare qui, noi di fatto non facciamo altro che utilizzare sempre rivelatori di particelle, seguire i segnali elettronici che queste particelle ci lasciano. E semplicemente, chiaramente, cambia l'elettronica, cambiano le energie perché siamo ad altri livelli. Però quello che è la fisica fondamentale che noi vediamo qua, in realtà la ritroviamo direttamente poi nella vita di tutti i giorni. Fatemi spezzare una lancia invece per i raggi cosmici, visto che è il mio campo. Cioè quelle che vengono chiamate le muografie o le radiografie a muoni, chiamiamole così, e che prendono i muoni, questi raggi cosmici che sono nell'atmosfera e li fanno e si studiano dopo che hanno attraversato le piramidi, ci hanno permesso di scoprire stanze delle piramidi che erano inesplorate e quindi poter fare delle riscoperte archeologiche importantissime. Quindi voglio dire, per i ragazzi che magari devono scegliere il loro cammino, la fisica è la fisica fondamentale, e questa è chiaramente è una passione, eccetera, ma c'è anche tutto un lato applicativo utile, tecnologico sì. Di sviluppo. E quindi io amo dire che i fisici poi sono ad ampio spettro, come dire, insomma, cioè non sono né veramente matematici, è chiaro che c'è anche, ovviamente c'è tutto un supporto matematico e il linguaggio della fisica, ma se sono appassionati e ci piace fare questo, diciamo, essere curiosi in questo campo tecnologico oppure della fisica in generale, si fa. E quindi pensate bene a quali possono essere le prospettive future anche per un eventuale cammino nella fisica, che non è semplicemente fare la ricerca fondamentale, è anche questo, ma non solo, cioè si passa per questa strada per poi arrivare a diversi settori, anche il riscaldamento globale, sistemi, pannelli solari, tutto il resto. Anche per esempio con quell'elettronica e quei computer che abbiamo qui a CMS, per dover decidere in così poco tempo se una foto vale la pena di salvarla o no, dobbiamo utilizzare per esempio delle tecniche di calcolo innovative, tipo appunto algoritmi di intelligenza artificiale, eccetera. Quindi poi sono tutti studi che vengono fatti, che servono per spingere, no, la ricerca e ottenere il massimo dal nostro rivelatore, ma che hanno poi sicuramente delle altre applicazioni in altri settori. Perché io amo sempre dire, no, che il nostro famoso telefonino non è altro che un rivelatore a pixel. Uno, abbiamo parlato dei pixel di CMS, è chiaro che sono molto più performanti, ma questo rivelatore a pixel, il silicio di cui veniva detto prima, anche questo schermo è silicio e c'è un'altra elettronica dietro. Quindi
le innovazioni che poi noi ritroviamo nella vita di tutti i giorni, il telefonino che funziona più veloce, i computer che vanno più veloce, che ci permettono di caricare le reti, la fibra ottica che adesso ci porta i dati, spero che in Italia finalmente venga fatta questa cosa, questa rivoluzione della fibra ottica e dei dati, sono spinti dalla ricerca fondamentale poi alla fine, da quello che viene fatto e che noi richiediamo semplicemente perché vogliamo distinguere i nostri le nostre famose collisioni a livello del picosecondo, come veniva detto prima. E chiaramente abbiamo collaborazione anche con le industrie. Certo. Poi loro ci fanno i soldi, invece noi al CERN siamo pura scienza, quindi non facciamo altro che giustamente... Lo facciamo per la passione, certo. Per la scienza. Questo va detto, che cioè, noi al CERN facciamo pura scienza, quindi non abbiamo nessun guadagno diretto, ma diamo conoscenza, la condividiamo e poi chiaramente è ovvio che un'industria ne fa anche un ritorno economico. Cioè, come dicevi tu, abbiamo tante parti del rivelatore costruite in Italia anche da industrie, non solamente da università. Bene, se non ci sono altre domande, mi sembra. Non lo so, non so se ci sono altre domande. Possiamo salutarci allora. Io spero sia piaciuto. Grazie per essere stati con noi. Ho ripreso il fiato adesso. Grazie a Sonia che ha fatto tutte grazie le scale. Grazie a Francesca, grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che sono collegati e speriamo di vedervi presto di persona. Sì. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao, grazie Francesca, grazie Sonia. Ciao. Grazie Francesca e Sonia. Ciao.